tutti, sono Liliana Jaramillo, psicologa e scrittrice. In questo video parleremo di quali sono le tossine più dannose per il nostro cervello e dove si trovano. Prima di cominciare ti ricordo che tutti i miei libri pubblicati con le case editrici San Paolo e Franco Angeli li puoi trovare nelle librerie anche online. Ti invito a iscriverti a questo canale se non sei ancora iscritto. Nell'ambiente, nel cibo che mangiamo, nei prodotti o indumenti che usiamo, ci possono essere molte sostanze tossiche o inquinanti che il corpo può smaltire attraverso i processi di sudorazione, attraverso l'urina, attraverso le feci. Il corpo cerca di difendersi di questi inquinanti. Tuttavia ci sono degli inquinanti che sono molto difficili da smaltire, da eliminare, e sono quelli più pericolosi per la nostra salute. Questi inquinanti si chiamano inquinanti chimici persistenti o POP, Persistent Organic Pollutants, e sono i più pericolosi per la salute soprattutto del nostro cervello. Questo perché sono liposolubili, questo vuol dire che sono solubili nel grasso e si aderiscono facilmente alle cellule adipose del corpo e del nostro cervello. Sappiamo che il nostro cervello si compone anche di grassi. Questa liposolubilità può provocare non solo problemi di salute mentale ma anche fisica, tra cui problemi di aumento di peso e obesità, ma anche difficoltà a perdere peso. Quindi, come abbiamo detto prima, il corpo per eliminare le tossine usa meccanismi come la sudorazione, l'urina e le feci. Le sostanze solubili in acqua, quindi le sostanze tossiche che sono solubili in acqua, verranno in questo modo eliminate facilmente. Tuttavia, quelle solubili in sostanze oleose, come nel caso di alcune tossine chimiche, sono molto più difficili da eliminare perché si aggrappano ai tessuti adiposi. Quindi molti problemi di sovrappeso, obesità generalizzata, obesità addominale e difficoltà a perdere peso potrebbero essere causati non solo dalla quantità del cibo ingerito, ma anche dall'intossicazione dovuta all'ambiente o alla qualità del cibo. Nel caso degli alimenti che consumiamo, questi non possono essere solo contaminati dalle piogge acide o dalla deposizione secca, ma anche dalle sostanze chimiche che si usano nell'agricoltura, come i pesticidi. Ma dove si trovano le tossine liposolubili? Due esempi di sostanze altamente liposolubili sono il petrolio o i derivati del petrolio e il THC, sostanza attiva della cannabis. Esistono infinità di prodotti derivati dal petrolio a cui possiamo essere esposti nella vita quotidiana: la benzina per automobili, il gasolio, i detersivi, gli oli per le macchine, le paraffine utilizzate nelle confezioni di cibi congelati, i materiali come il PVC, la plastica, le vernici, i fertilizzanti, i pesticidi. Sono solo alcuni esempi di petrolati. Inoltre, molti coloranti usati nei prodotti alimentari confezionati contengono petrolio, per esempio il giallo 5-6 e il rosso numero 40. Quindi, la facile liposolubilità dei petrolati li permette di penetrare molto facilmente nel nostro sistema nervoso centrale. Ed è per questo che, per esempio, i coloranti artificiali, nel caso degli alimenti, hanno la capacità di influenzare il comportamento dei bambini, causando iperattività. Anche i componenti della cannabis, come il THC, hanno un rapido effetto a livello cerebrale e del sistema nervoso, per la loro facile assimilazione anche se vengono assunti in piccole dosi. Quindi le tossine non soltanto si trovano nell'aria, si trovano anche nei cibi che mangiamo, nei prodotti e negli indumenti che usiamo. Per questo bisogna stare molto attenti. A
amici per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video, se è così date un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e condividete il video, ci vediamo la prossima, adios amigos!